L'Italia è un paese ricchissimo di biodiversità, nell'ambito europeo è forse il paese che ha più specie, più habitat che caratterizzano i nostri paesaggi così, così diversi. E l'Italia ha anche degli obblighi di tutela di questa ricchezza. Le direttive europee impongono al nostro paese di tutelare le specie, gli habitat che arricchiscono appunto i nostri ambienti. La direttiva Habitat in particolare richiede al nostro paese di seguire lo status di conservazione delle specie e degli habitat, di capirne gli andamenti e le minacce in modo da poter correre ai ripari quando queste specie siano in pericolo. ISPRA ha coordinato la stesura del terzo rapporto che ha fornito alla Commissione europea i dati sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati. E oggi abbiamo realizzato un lavoro insieme ai massimi esperti nazionali, insieme alle 7 principali società scientifiche che radunano gli esperti in materia faunistica, floristica e di habitat. Abbiamo realizzato dei manuali per il monitoraggio di tutte le specie, di tutti gli habitat di interesse comunitario. Nella conferenza che si terrà il 19 e il 20 ottobre a Roma, presenteremo questo lavoro. Sono 3 volumi che raccolgono centinaia di schede. Pensate per facilitare il lavoro che le regioni e gli altri enti pubblici, ma anche le accademie e il mondo della ricerca dovranno svolgere nei prossimi anni per realizzare il quarto rapporto che la Commissione europea ci chiederà di inviare entro il 2018. L'intento di questi volumi è quindi quello di dare una base comune ai tanti organi che lavorano in ambito di monitoraggio e di tutela della biodiversità, così da permettere al nostro paese di raccogliere finalmente dei dati che siano standardizzabili e confrontabili tra di loro. Però l'idea di fondo di questo lavoro è quello che il nostro paese, mettendo a sistema le grandi competenze che ci sono nel paese e negli istituti di ricerca e negli enti pubblici, nelle aree protette che sono chiamati a gestire, a tutelare i nostri paesaggi, mettendo a sistema queste capacità e queste competenze, possiamo, potremo in futuro, noi speriamo, creare un vero piano di monitoraggio, della biodiversità del nostro paese. Questo è un passo che richiederà un impegno da parte di tutti, ISPRA in prima fila in questo sforzo e nelle giornate del 19 e 20 ottobre, noi speriamo che sarete con noi a discutere di queste prospettive future.